Non sono bastati gli anni durante i quali non ha potuto commentare le sue foto a Chef Rubio per comprendere che Belén Rodríguez non apprezza che ci si rivolga a lei in un certo modo. Lo dimostra il ban ricevuto da noto chef Didmax che, secondo quanto scrive, sarebbe stato bloccato dall'Argentina sui social per diversi anni. Ciò non gli ha impedito di commentare con un profilo diverso, ma che fa capo sempre al medesimo personaggio, uno scatto postato da Belén sul suo profilo. Nella foto in questione, Belén appare distesa sulla pancia mentre si rilassa. Il lato B perfetto fa bella mostra d'osso sullo sfondo, forse un tantino troppo in prima linea, perché il noto cuoco non se ne accorga. Sognando scrive Belén nella didascalia della foto che la vede immortalata con gli occhi chiusi mentre si concede un sonno ristoratore. Non ci crede Gabriele Rubini, vero nome di Rubio, che tra i commenti della foto scrive: come puoi dire sognando quando è palese che stai facendo finta di dormire e ti sei scattata la foto solo per farci vedere il costume in mezzo alla chia? Per fare in modo che quella sua esternazione godesse dell'attenzione che merita, Rubio ha pensato bene di fare uno screen di quel commento e ripubblicarlo sul suo profilo ufficiale Instagram, quello che utilizza più spesso. In questa occasione ha quindi svelato di essere stato bannato dalla Showgirl per diversi anni. Finalmente posso tornare a scrivere sul mio profilo preferito dopo 2 anni di blocco. Amore mio, le tue foto sono già poesie di loro. Non sprecare tempo nell'aggiungere altro, la gente non capirebbe tuo per sempre. Non sono noti i motivi che erano costati a Rubio il blocco da parte della fidanzata di Andrea Iannone. Già in passato, però, lo chef l'aveva presa di mira, prendendola in giro sui social. È probabile che la Showgirl se la sia legata al dito e abbia atteso l'occasione giusta per liberarsi dei suoi commenti sagaci. Chi se ne frega?